Se collochiamo la nascita della nostra letteratura nel contesto europeo, notiamo che le prime testimonianze dell'uso letterario del volgare in Italia risalgono alla prima metà del XIII secolo, mentre in Francia, in Spagna e in Germania la letteratura si esprime in volgare molto prima, a partire dall'XI-XII secolo. Ecco, mentre per la letteratura francese, per esempio, abbiamo documenti già alla fine del XI secolo, per l'Italia, prima degli anni venti del 200, è difficile trovare qualcosa. Quali potrebbero essere le cause di questo ritardo? Le ragioni sono rappresentate, da una parte, dal maggior prestigio conferito al latino dalla tradizione di Roma e dalla Chiesa. Le prime testimonianze della letteratura medievale in Italia sono in lingua latina, dall'altra, dalla mancanza nella nostra penisola di un potere politico centrale che poteva favorire la diffusione del volgare come lingua ufficiale, come lingua unica, come avviene per esempio in Francia con Carlo il Calvo. Vediamo sorgere veramente una letteratura in volgare italiano in due orizzonti diversi. Da una parte dell'area umbra, appunto Francesco, e poi tutta una letteratura religiosa successiva. Dall'altra, in Sicilia, per iniziativa di un imperatore laico, in parte anticristiano, in parte come Federico II, nasce invece la poesia d'amore, la poesia siciliana. Ecco, è una letteratura ricchissima, spesso difficile naturalmente da leggere, anche per la distanza linguistica, ma in cui la letteratura italiana afferma per la prima volta, no, il dominio della lingua, insomma, ecco, c'è in questa letteratura uno sforzo continuo di costruzione della lingua, e questo sforzo si sente particolarmente nella prosa, perché mentre la poesia si abbandona con relativa facilità al ritmo linguistico, no, la costruzione di una prosa molto articolata è qualcosa di abbastanza complesso e difficile.